Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Noi siamo Shadow Brothers e siamo in una nuova challenge con questo scrofano qua. No, siamo nella Blind Pictionary Challenge. Adesso mi dite cosa vuol dire? Lo vediamo ora. Benissimo, allora qua abbiamo tre fogli su cui dovremmo disegnare. Non si era ancora capito questo, quindi lassù possiamo vedere che c'è un posa cenere con dentro dei biglietti. Dentro i biglietti c'è scritto un argomento che dovremmo disegnare. Qua abbiamo un panno e in questo panno ci copriremo gli occhi. Praticamente, infatti, con questo panno, perché loro sono poveri e non hanno delle bende. Come sempre, anche prima non avevano manco i biberoni in quel video. Lasciamo stare. Praticamente la challenge consiste nel pescare il biglietto, bendarsi e iniziare a disegnare. Gli avversari dovranno capire cosa hai disegnato in questo proprio. Iniziamo! Ok, il primo a iniziare sarà Matteo. Pesco un biglietto snor. Ci sarà da divertirsi. Cosa c'è? C'è una cosa. Andiamo. Parti! Via. Una palla. Un fiore. Cose ambigue. Un uomo! Un uomo! Un monopapo. C'è un naso lungo. Come è finito? Come fa a essere finita questa cosa? È un uomo con l'ambiguità. È un uomo con uno strumento molto, molto dotato. Allora, qui c'è un corpo, mi sa. No, sì. Qui c'è la testa. Sì, che, sì, no. Che è... no, non è lì. Sì, ma quell'uomo alto che è anoressico. Ma io ho finito. Come fa a stare in piedi quell'uomo lì che c'ha una testa enorme e un corpo anoressico? Che un ma fermo, non puoi ritoccare. Ma un albero al contrario. Questo sarebbe il capolavoro di arte moderna Van Goghista. No. Metti a fuoco. No. Posso metti dire a fuoco. Cosa voleva dire? Questa è una freccia. Sì. Ok. Ma non c'entra nel disegno. E allora? È solo per indicare. Ok. Disabilità infantile. No. Rocco Siffredi. Quasi. Un uomo di Neanderthal, sei disegnato. Questa è una bocca. Sì. Allora è felicità. Sì. Bene signore, peschi. Non so se si vede. Sì. Si vedrà. Vediamo il nostro sangue. Vabbè, allora questo possiamo buttarlo. Io. Si è puzza di cacca. Una palla. Un fiore. Anche quest'uomo è dotato. Possiamo notare l'ambiguità dei disegni che facciamo. Aspetta un attimo. Cos'è? Cuffie. Ok. YouTuber. Reaction al suo disegno. Guarda un po' il tuo disegno. Sei poco ambito. Allora. Ma le cuffie dovevano essere qua. Allora, io spero non macchiare. Perché c'ho le braccia qua? È uno
YouTube. Non si può più parlare, scusate. Secondo te chi è? Ci sono le cuffie, quindi fa Vijay. Mi è ancora rimasta la puzza di caca di prima. Via Fabigie! Dai, non devi dirlo. Facile. Dovresti riconoscerlo. Dovresti riconoscerlo da un punto speciale. Rocco, sei freddi. Sì, ah, Simone Pacello che c'ha mal di show. Ah no, aspetta, come si chiama? C'ho fatto. Come si chiama? Maurizio Costanzo. No, è youtuber. Ma non c'è di collo. È un youtuber molto dotato e che voi conoscete da tempo. Sei te. Surya Power. No. Sammy. Yeah. E allora? Ho fatto questo che deve essere il neo sul mio guanto. Benissimo, ora tocca a me. Però le cuffie mi sono venute bene. L'unica cosa che si capiva era. Peschiamo. Vediamo un po'. Io me lo metto in camera mia che mi fissa. E dai però. Porca vacca. Ci manca un particolare. Dov'è ma? Ci sono, okay. Ci sono. No, aspetta. Cosa c'è? Ok, ok, disegna lì. No! Perché cambi sempre? Ok. Tu non. Ok, disegna lì. No, sempre cose ambigue, mi raccomando. C'è puzza di caca. Ma dai. E se non si agugiano gli odori. Cos'è, una mano? Ma per farmi capire farò così. Ma cos'è? Reaction alla tortura della bene. Ok, si capisce cos'è in effetti. Ma cos'è? Babbo Natale! È una cacca! Esatto! È una cacchetta! No, è Babbo Natale! Ma perché è una cacca che sorride? Perché fluttua? E perché ci sono i pezzi che fluttuano? È Babbo Natale! È una cacca spaziale! È Babbo Natale! E poi è Elvis! Elvis delle cacche! Tocca a te, Ugo! Ma io mi chiamo a te! Vabbè, dai, sono dettagli che nessuno noterà! Allora, lei può. C'è un coso da. Molto, molto poco arrugginito questo robo. Dopo però noi facciamo più, vero? Cosa? Molto di più, mi disegno. Sì, sì. Mi piace troppo. Ok, perfetto. Vedremo un po' cosa ha fatto. Ma sempre un omino! Ah no. No, a quanto pare no. Oh sì. Ah! Palestra, i pesi. Io l'ho già capito. Io l'ho già capito. Finito. Spaghetti. Occhiali. Sì. Di Harry Potter. E occhiali di Harry Potter. Quindi occhiali di Harry Potter. L'avevo scritto io. Quindi avventaglio. L'avevo scritto io. Non devi fare The Voice. Pesca e basta. Lascia vedere la telecamera che tutto può. Hai visto, Giugi? Cosa? Ciao. Ok, questo è lo. Ah, questo è il foglio. Okay. Ti metto la mano al centro. Ah! La penna ce l'ha al contrario. Via! No! È al contrario! Ok. Adesso. Come faccio? Smettila di farne di cose. Un ponte. Un cavallo. Ho capito. Un unico. Un bicorno. Io so cos'è. Una capra. Un cane. Una capra. Capra ignorante. È una capra. Ma dai. È Yoshi.
perché ha tre gambe? Quattro. È Yoshisauro. Cos'è? È Yoshisauro. È una capra però. È Yoshisauro. È una capra. È una capra. È Yoshisauro. Ma no, come era... sempre del re. Hai iniziato le ali che vedevate, erano delle corna. Hai iniziato a fare una cosa. La corna della capra. Hai iniziato così. Mi hai fregato la penna. A me subito dico, porca. Non so cos'è io. Madonna, ma cos'è? Sai, l'ho cos'è io. Io sai. Quindi rispondi dopo. No, io non rispondo. Qui? Ok. Stai in rec. Via. Questo sarà difficile da disegnare. Winnie the Pooh. Un unicorno. Un mago Merlino. Mago Merlino, vabbè. Strabico. Che cos'è? Teddy Bear. Non la contro gli strabici, ma contro ma è tutto storto. Okay, allora qua. Cos'è? Ma c'ho una trivella sopra la testa. C'è una trivella. Cioè so che cos'è, ma sembra una trivella. Allora. Perché sembra Crimson Mentone? A me subito mi sembrava Winnie the Pooh. Bene ragazzi, il video di oggi è finito qui. Ci scusiamo se è venuto un po' corto, ma abbiamo poco tempo a disposizione. Ma non iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, visualizzate così facciamo i money. 30 già visualizzando. Almeno 3 volte dovete visualizzarlo. Siamo delle persone brave. Qui dai, c'è la Brothers e tutto. Tanti pensano che noi siamo tutti la brother, ma loro due sono celebrati, loro due sono fratelli, io non c'entro niente. Quindi vattene via! Ciao ragazzi!